inauguriamo oggi una nuova rubrica. Anche i DJ leggono. Presto ci sarà anche la tua sigla dedicata, per adesso accontentiamoci della solita. In questa rubrica presentiamo alcuni libri interessanti, non le solite cose di crescita personale, di formazione, di pseudo marketing, eccetera, ma qualcosa di più specifico per noi DJ, quindi qualcosa che ha a che fare con la musica. In questa prima puntata sarà un po' speciale perché invece di presentare un libro o una serie di libri, utilizzerò un video, che è questo qui che scorre qua sotto. In questo video Christian Meyer, che è batterista di Elle e le Storie Tese, oltre che una persona super simpatica e eccezionale da ascoltare per ore qualsiasi cosa dice, ci presenta i libri, quelli che sono stati più importanti per la sua formazione. Christian è uno di quelli che reputa fondamentale per un musicista l'ascolto, e quindi fondamentale per la formazione di un musicista è anche farsi una cultura su quelli che sono gli idoli o i personaggi storici e importanti per la storia della musica. E in questo video lui presenta 5 libri, quindi evito io di stare a fare la scheda, la recensione di ognuno, ma vi lascio qui il link qua sotto. E ve li consiglio tutti perché sono veramente straordinari, sono delle testimonianze straordinarie di personaggi incredibili, ma soprattutto la cosa più bella è che ognuno, affrontando periodi simili della storia, per esempio c'è la storia di Led Zeppelin e un personaggio invece diversissimo come Wayne Shorter per filosofia di vita e anche come stile di musica, però i periodi storici sono simili e si racconta da punti di vista diversi la stessa parte del secolo scorso, per esempio. La lettura delle biografie è un buon modo per scoprire di più sui retroscena delle produzioni musicali, delle case discografiche, di come sono arrivati al successo dei personaggi venuti fuori da zero con le loro vite particolarissime, con le loro storie ancora più originali e con tutti i casini che si sono venuti a creare. Gli altri personaggi di cui fa riferimento il video sono Miles Davis, uno dei trombettisti più grandi di tutti i tempi, Chet Baker, anche lui trombettista e anche lui con una vita incredibile, super eroinomane, insomma, con tutta una serie di aneddoti anche divertenti, suo malgrado, che ne hanno accompagnato un'esistenza tormentata. Sono tutti libri a suo modo interessanti che affrontano dal punto di vista personale uno spaccato di società e di tempi del secolo scorso. E quindi ve li consiglio tutti perché sono veramente straordinari e veramente interessanti. Non si tratta in questa fase di libri specificatamente sulla musica elettronica, però come sappiamo bene la musica elettronica nasce da un contesto e da influenze anche di altri tipi di musica. E conoscere bene le evoluzioni storiche della musica e dei personaggi che l'hanno caratterizzata può essere molto importante per la nostra formazione. Scrivi qualsiasi commento qua sotto, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook.